Questo programma è offerto da sulla Palermo Agrigento, un morto. Marsala, ex frate condannato per abusi sessuali su un minore. Villa Abate, premiate tre aquile che spiccano il volo. Calcio Serie B, a Trapani scatta la febbre da derby. Frontale sulla Palermo Agrigento, un morto. Ennesimo incidente stradale sulla Palermo Agrigento, questa volta all'altezza del bivio di Lercara Friddi. Nello scontro frontale tra un Doblò e una Volkswagen Passat ha perso la vita Pasquale Salamone, 62 anni, di Porto Empedocle. Un altro uomo di 56 anni, originario di Castronovo di Sicilia, è rimasto invece ferito. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Lercara. Castelbuono, trovato morto l'ex agricoltore scomparso pochi giorni fa. Antonio Francesco Prisinzano, l'ex agricoltore scomparso da Castelbuono una settimana fa, è stato trovato morto. Il cadavere è stato rinvenuto vicino Piano Pomo, poco distante dal paese. L'uomo, di 66 anni, si era allontanato da casa volontariamente. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l'autopsia. Bagheria. Il piccolo abbandonato torna alla vita. Ieri la notizia shock del ritrovamento di un neonato in condizioni critiche nel balcone di un appartamento di via Giovan Battista Marini 33. Oggi arriva un nuovo spiraglio di luce in questa vicenda davvero drammatica. Il piccolo in questione, abbandonato dalla madre 38enne e lanciato sul balcone della vicina di casa, ha iniziato a respirare da solo. I medici inoltre sono riusciti ad alimentare il piccolo con il latte e si dichiarano fiduciosi per la sua totale ripresa. Intanto per la madre, anch'essa ricoverata presso l'ospedale Buccheri La Ferla, scatta un provvedimento di fermo per tentato omicidio aggravato in quanto si tratta di un discendente. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Bagheria. Marsala, ex frate condannato per abusi sessuali su un minore. Tutto era accaduto nel 2008, quando Biagio Alberto Almanza, oggi 38enne, aveva abusato di un minore. Dopo qualche anno l'uomo prende i voti e diventa frate, ma la polizia apre un'indagine e dopo numerose indagini riesce ad incriminare l'ex frate per aver abusato sessualmente del minore. E così nel 2012 finisce ai domiciliari. Ma oggi, dopo ben 5 anni dal becero episodio, Almanza viene condannato a 9 anni di reclusione dal tribunale di Marsala. Spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi. Latris Santa Lucia Galbani, 100 grammi per 3, 1,77 euro. Confezione Acquaviva, 2 litri per 6, 1 euro. Buzzi, vai via! Stai zitto! Dammi i compiti! L'ho fatti bene, vero? Dammi la merenda! La voglio tutta! Sparisci! Sparisci, microbo! Abbassa la cresta e usa la testa!
CGIL, si lotta per scongiurare la chiusura del bar Mazzara. Si è svolta ieri pomeriggio la riunione dei sindacati e la famiglia che gestisce lo storico bar Mazzara. L'incontro con i sindacati e i fratelli Glorioso, pur non smentendo la chiusura dello storico bar del capoluogo siciliano, apre qualche speranza. Queste le parole del rappresentante della Filcams CGIL Palermo. Abbiamo detto all'azienda che nel caso in cui volesse proseguire l'attività o fare una cessione del ramo d'azienda, i 32 dipendenti per i quali è partita la mobilità dovranno essere riassunti. Ha poi concluso Monia Caiolo, l'azienda non si è sbilanciata e dunque attendiamo un esito positivo che speriamo giunga il prossimo 22 aprile. Palermo, il comune, dichiara guerra alla sosta selvaggia. A partire dalla prossima settimana, la polizia municipale incrementerà i controlli di street control. 4 telecamere, installate su altrettante pattuglie nei turni di servizio, saranno poste per garantire il rispetto della sosta, nonché per sanzionare i conducenti indisciplinati che posteggeranno in seconda fila. Le aree interessate ai controlli comprendono strade importanti come Corso Tucori, Via Oreto, Via San Polo e Via Strasburgo, ma non solo. Come afferma il vicecomandante della Polizia Municipale Luigi Galatioto, saranno intensificati i pattugliamenti, in alcune strade sarà monitorata soprattutto la doppia fila, per favorire il flusso del traffico e per ridurre i livelli di inquinamento dei veicoli. Villabate, premiate 3 aquile che spiccano il volo. Stasera nel palazzo del comune di Villabate, 3 cittadini villabatesi che fanno parte delle Aquile di Palermo, squadra di wheelchair hockey, hockey su carrozzina elettrica, Boncimino Pietro, D'Amico Salvatore e Lopez Matteo, saranno premiati dall'amministrazione prima di aprire il consiglio comunale con la motivazione seguente: per l'impegno profuso in ambito sportivo e per aver contribuito a rendere grande il nome di Villabate in ambito nazionale. La squadra è stata impegnata in una trasferta a Genova e Milano per le varie partite del campionato nazionale Serie A2 Girone A, conquistando i play-off di Lignano, Sabbie d'Oro, provincia di Udine, per la promozione in Serie A1. Oltre alle attività sportive, le Aquile promuovono la figura del garante delle persone disabili tramite l'istituzione dell'Ufficio Nazionale Garante Disabili. La squadra è in cerca di fondi per sostenere l'imminente trasferta a Lignano Sabbie d'Oro per i play-off. È possibile devolvere il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale sovraimpressione. Buongiorno, non tutti sanno che a Villabate ci sono 3 campioni nazionali di hockey su carrozzella elettrica. Ebbene, il Consiglio Comunale all'unanimità ha pensato di invitare questi 3 ragazzi al Consiglio Comunale che si terrà questa sera alle ore 21 presso il Palazzo Comunale, perché vuole gratificare questi 3 ragazzi, perché con il loro impegno, con il loro sacrificio e con lo sport che praticano hanno fatto grande il nome di Villabate in tutto il territorio nazionale. Serie B. A Trapani scatta la febbre da derby. Già tutti esauriti i tagliandi messi in vendita dalla società Trapani Calcio per il derby tra Granata e Palermo, che verrà disputato sabato 12 aprile alle ore 15. Al provinciale ci saranno naturalmente anche i tifosi del Palermo. I supporters rosa, infatti, hanno già mandato sold out i botteghini della città, che avevano messo in vendita circa 400 tagliandi per il settore ospiti. Intanto la questura valuterà la possibilità di concedere altri biglietti alla tifoseria ospite, ma questo verrà deciso solo dopo una riunione tra questura, prefetto e sindaco. Palermo. Il diamante potrebbe tornare a splendere. Il comune ha annunciato ieri che ad aprile inizieranno i lavori per il ripristino del diamante di baseball. Anche l'assessore alle manutenzioni, Agata Bazzi, ha confermato la notizia. Abbiamo trovato le somme, ha dichiarato, e speriamo di iniziare i lavori prima della fine di aprile. La copertura economica è stata trovata grazie ad un fondo riservato del sindaco. L'AMG si è occupata del progetto dell'impianto e delle opere edili di ripristino della struttura. I lavori riguarderanno anche la messa a norma della struttura, del verde e dell'arredo per poter rendere accessibile tutto lo spazio intorno al diamante. We'll be right back.
Una felice giornata piena di sole ed energia a tutti voi amici del Meteo.it. Previsioni per mercoledì 9 aprile. L'impulso fresco che ieri ha portato anche qualche temporale al nord-est oggi raggiunge le regioni centrali e meridionali con piogge e nuovi temporali, come vedremo. Ecco il dettaglio: regioni settentrionali dominate da un cielo poco nuvoloso e dalla prevalenza di sole, a parte sul Veneto, dove qualche addensamento pomeridiano potrà dare ancora qualche breve rovescio. Raggiungiamo le regioni centrali, nubi che aumentano nel corso del primo pomeriggio su tutte le regioni adriatiche ed Appennini, con piogge e qualche temporale. Più soleggiata la Sardegna e le regioni tirreniche. Anche al sud il tempo diverrà via via più nuvoloso nel corso del pomeriggio su tutti i settori orientali, sugli Appennini con piogge e temporali sui rilievi, più sole sulla Campania occidentale, Calabria e Sicilia. I venti soffiano sempre debolmente con direzione variabile ma orientali in Adriatico. Vediamo le temperature previste per questa giornata: valori notturni in ulteriore leggero aumento, compresi tra i 9 e i 15 gradi un po' ovunque. Durante il giorno sarà mite praticamente su tutti i settori, con temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi su tutto il territorio nazionale. Carissimi, l'aggiornamento termina qui per il momento. Grazie per averci seguito. Per ulteriori aggiornamenti io vi rimando al nostro sito ilmeteo.it, il numero uno in Italia. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 9 aprile, si ricorda San Demetrio Martire. Il nome Demetrio deriva dal greco Demetrios, con il significato di dedicato a Demetra o anche figlio di Demetra, la madre terra, sorella di Zeus. Dice il proverbio: acqua minuta bagna e non è creduta. Sono nati oggi Jean-Paul Belmondo, Patti Pravo, Giovanni Alleri. Il 9 aprile 1967, battesimo dell'aria per il Boeing 737, che compie il suo primo volo. Il più diffuso aereo di linea del mondo entrerà in servizio per Lufthansa nel febbraio del 68. Nel 1975 Federico Fellini vince l'Oscar per Amarcord, è il quarto per il regista riminese dopo quelli per La strada, Le notti di Cabiria e 8 e mezzo. Impegnato sul set del Casanova, Fellini decide di non andare a ritirare il riconoscimento, che verrà consegnato al produttore. Infine, il 9 aprile 2005 il principe Carlo d'Inghilterra sposa Camilla Parker Bowles. Victor Hugo ha detto: c'è chi si fissa a vedere solo il buio, io preferisco contemplare le stelle, ciascuno ha il suo modo di guardare la notte. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 9 aprile. Ariete, una giornata senza ombre, tutta calore, passione e socievolezza grazie al transito della Luna in Leone. Ruolo centrale in pubblico, carisma, padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grinza. Autostima in crescita. Toro, come di consueto, la Luna in Leone prospetta una giornata mutevole, a rischio di incomprensioni ed ansie soprattutto sul fronte domestico. Non basta un colpo di mano per mettere ordine al caos o risolvere una questione delicata, ci vuole tolleranza. Gemelli, sotto l'egida della Luna in Leone, come d'incanto i progetti di lavoro, di amore e di amicizia oggi procedono senza intoppi, flirt accattivanti. Siete in grado di realizzare qualunque desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. Cancro, se avete intenzione di fare acquisti di qualità magari per la casa o per l'attività, oggi è un giorno decisamente favorevole per mettervi in moto. Potete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore. Leone, siete carismatici, brillanti, splendenti. Potete infischiarvene di quello che dicono o fanno gli altri e procedere dritti per la vostra strada, vivacità e socievolezza. Divertitevi mettendo in scena il vostro personaggio più accattivante. Vergine, il lavoro procede spedito, anche se l'esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarsi con attenzione costante ad ogni vostra faccenda. Chiarite una questione controversa, realizzate un'idea operando con il naturale discernimento. Bilancia, il transito della Luna in Leone risolleva rapidamente il vostro umore, vitalità, entusiasmo, comunicativa. Immagine e successi sociali intoccabili. Inviti e sorprese allieteranno la giornata, in serata una performance teatrale da non
perdere. Scorpione, la luna in leone fomenta nervosismo ed insofferenza, ma dalle amicizie arrivano segnali di disgelo, opportunità, proposte e interessi consolatori. Non date un calcio a un'occasione concreta solo per inseguire traguardi effimeri oppure un sogno. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione, state godendo di una meritata popolarità in aumento. In risalita il fascino, unico consiglio, calma. Capricorno, desiderate rompere la monotonia? Le occasioni migliori aspettano a chi sa osare. Un'avventura extra regala brividi ed emozioni in quantità industriale. Cambiamenti sostanziali e promozioni sono nell'aria, al momento si tratta solo di mordersi la lingua. Acquario, oggi decisamente sembra che voi e gli altri parliate una lingua diversa, per cui ci vorrà molto impegno per non fraintendere o essere fraintesi. Evitate lo shopping, non siete in vena di fare acquisti interessanti né tantomeno a buon prezzo. Pesci, sappiate sfruttare le piccole occasioni sul lavoro, se ne presenteranno davvero parecchie e del tutto inaspettate. Oggi è un giorno fortunato, in serata cercate di organizzare qualcosa con i colleghi, servirà a conoscerli meglio e a sondare il terreno.